scuola racconta, amici da casa. Oggi siamo a Napoli, Mirko Monia, e siamo all'Istituto Francesco Saverionicchi, una grande realtà scolastica. Un altro applauso, loro sono 850 alunni, una scuola veramente molto molto dinamica. Monia, tecnico economico, turismo, liceo scientifico, liceo delle scienze umane, quindi un bel istituto che fra poco conosceremo. Bene, Mirko, i tuoi spazi invece? Saranno degli spazi molto molto belli, molto dinamici come sempre, e come sempre evitiamo di dire già prima quello che faremo e lanciamo. No, ma il personaggio di oggi qual è? Il personaggio sarà una band musicale, quindi evitiamo di dirlo. Lanciamo però invece la scheda! In the middle of the bed, I'm feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head, then I remember all the nice things that you ever. L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale Francesco Saverio Nitti inizia il suo percorso di ente scolastico statale all'inizio degli anni Ottanta. Gli indirizzi didattici sono Istituto Tecnico Settore Economico, Tecnico del Turismo, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane. Il Nitti è la prima scuola a Napoli ad essere collegata in fibra ottica alla capacità di 100 megabytes per secondi. Studenti, professori e personale amministrativo sono in grado oggi di navigare su un'autentica autostrada informatica. L'istituto ha inoltre sottoscritto, come unica scuola in Italia, un protocollo d'intesa con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo con sede a Malta, posto sotto l'egida dell'ONU. Questa prestigiosa intesa, siglata con l'Istituto, primo in Italia e in Europa, è finalizzata a promuovere nei giovani europei la consapevolezza che la nuova sfida storica che si offre è quella di riportare all'Unione tutti i paesi direttamente o indirettamente connessi al Mediterraneo. E iniziamo questo nuovo viaggio della Scuola Racconta, lo facciamo con il dirigente scolastico, la professoressa Annunziata Campolattano, dirigente appunto dell'Istituto Francesco Saverio Nitti. Insomma, dirigente, abbiamo ascoltato dalla scheda, veramente un'interessante scuola fatta di tanti indirizzi ma di una molteplicità progettuale che è veramente un fiore all'occhiello. Il Francesco Saverio Nitti è l'espressione stessa della spinta che viene dai giovani del nostro territorio, del meridione, verso una scommessa per il futuro che sicuramente ci deve essere e ci sarà. Attraverso le sue molteplici offerte formative, il tecnico economico, che è quella storica, con i due assi di sviluppo, l'amministrazione, finanza e marketing, nelle sue declinazioni di amministrazione ordinamentale e sistemi informativi aziendali, quella del tecnico del turismo, che è chiaramente in un territorio come quello flegreo, con l'auspicio dello sviluppo e l'implementazione delle attività turistiche, avrà sempre più una rispondenza alle esigenze del territorio. E il liceo scientifico, altro fiore all'occhiello di questa scuola, liceo scientifico ordinamentale, liceo scientifico scienze applicate e un liceo scientifico scienze applicate a curvatura sportiva, perché il nostro istituto non solo cura la mente ma anche cura il corpo. Dall'anno prossimo avremo anche il liceo economico-sociale, proprio perché il nostro asset prioritario è quello economico-finanziario, e quindi c'era l'esigenza del territorio di rispondere anche ad un approfondimento di tipo liceale di questo asset formativo. Molteplici sono le attività progettuali che poniamo in essere, soprattutto il nostro istituto è molto spinto sull'alternanza scuola-lavoro e su quelle che sono le attività di stage e di tirocinio curriculare. La scuola, in sinergia con importanti aziende, con importanti ordini professionali come l'ordine dei commercialisti, che fa parte del nostro comitato tecnico scientifico, e tante altre realtà importanti come l'INGV di ricerca o l'IFN o la fondazione IDIS, che ci onoriamo di avere fra i nostri appunto partner del CTS, sono anni che promuoviamo progettualità nei vari assi di sviluppo delle conoscenze e competenze dei nostri
indirizzi scolastici. C'è poi una importante attività, ma grazie proprio alla tecnologia che certo. È impiantata proprio su questo istituto, esatto. Che è proprio la fibra ottica, esatto. Con il GAR, giusto? La rete GAR che cos'è? Il gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca, è un acronimo che sta ad indicare quella grande piattaforma della ricerca e dell'università che è interconnessa con tutti i comparti della ricerca internazionale, in particolare europea e americana. Abbiamo, diciamo, già in fiere, in cantiere, una serie di importanti infrastrutturazioni che dovranno essere offerte al territorio. Siamo stati partner di importanti fondazioni e da ora in avanti ci proporremo anche come centro servizi per il territorio, proprio in questo asset, diciamo, di sviluppo della componente più spinta dell'informatica. Il sito web di un importante PON è il prodotto finale di un lavoro sempre svolto dai ragazzi, lo stiamo vedendo anche nelle immagini che stanno scorrendo, insomma un altro veramente un progetto. Insomma. Nel nostro sito, che già è un sito non proprio solito per una scuola, molto ampio, molto articolato, esiste un altro sito dedicato integralmente all'area flegrea, alla componente storica che, diciamo, la connota come area dove per la prima volta nel meridione c'è stata che cosa? La documentazione e la certificazione da parte del governo post-unitario delle necessità del territorio meridionale di a riscattarsi attraverso il diritto al lavoro. E quindi uno dei due assi del progetto è dedicato integralmente alla storia dei diritti del lavoro attraverso la più grande industria del meridione, che è stata l'industria siderurgica. Il secondo modulo che è dedicato alla conoscenza del territorio e che è stato sviluppato dai ragazzi del liceo scientifico scienze applicate negli anni con l'INGV, perché abbiamo avuto prestigiosi partner come l'INGV e l'Istituto Campano per la Storia della Resistenza Vera Lombardi, che ci hanno accompagnato per tutto il percorso. E abbiamo quindi con l'INGV, i ragazzi hanno studiato il territorio geomorfologicamente, dal punto di vista vulcanologico, dalla possibilità infinita di utilizzo di energie rinnovabili alternative che derivano direttamente dal sottosuolo. Apriamo un'altra finestra e parliamo di un progetto che d'altronde in parte è stato già realizzato. Questa scuola approccia al mondo del lavoro e quindi coinvolge tutte le sue risorse affinché possano conoscere meglio il mondo del lavoro nei vari ambiti, come il professore Vittorio Pedone e gli altri amici che poi vi presenterò, perché questa esperienza è stata veramente molto interessante. Si parla di orientamento e formazione all'attività aziendale e professionale. I ragazzi di questo istituto sono stati chiamati a partecipare ad alcuni stage che si sono svolti negli scorsi mesi di ottobre e di novembre e che li hanno portati in diretto contatto sia con l'ambito aziendale che con l'ambito professionale. In particolare questi tre ragazzi che dopo saranno presentati hanno svolto insieme a un altro gruppo di allievi, hanno svolto la loro attività di formazione presso gli studi professionali dei dottori commercialisti di Napoli, di cui io sono un rappresentante. E si sono anche recati presso, diciamo, le sedi esterne e quindi hanno anche partecipato a delle attività congressuali. Infine poi hanno preso parte a dei convegni e a delle attività che servono per la formazione tipica del dottore commercialista. Perfetto. Serena Sodano, la tua esperienza? È stata un'esperienza che ha migliorato le nostre conoscenze, perché oltre agli studi che frequentemente ogni giorno abbiamo a scuola, ci ha, diciamo, fatto comprendere il lavoro del dottore commercialista. Mario Antrichetti. Lo svolgimento di questo stage è stato molto positivo e al tempo stesso molto importante, perché mi ha permesso di avvicinarmi al mondo del lavoro, ma in particolar modo al mondo del libero professionista. Io mi sento privilegiato da questa scuola, perché non tutti i ragazzi hanno la possibilità di poter intraprendere questo mondo del lavoro prima del diploma. Bene, Francesco Lequile,
Praticamente che cosa avete tratto da questa esperienza? Beh, l'attività principale si è svolta in tre fasi principali. Siamo stati presso gli studi professionali, dove siamo stati a contatto con i vari Dominus, presso le sedi professionali, dove una a Piazza dei Martiri, l'altra al centro direzionale. E infine abbiamo assistito a vari convegni che ci hanno fatto notare come lo svolgimento della preparazione dei liberi professionisti. Questa esperienza è stata portata avanti anche in un altro ambito, quello turistico, e che vi ha visto coinvolti all'interno della mostra d'oltremare, quindi un'importante impresa. Sì, siamo stati chiamati a partecipare a questo stage e di concerto con il presidente Rea dell'ente Mostra d'Oltremare, e devo dire che abbiamo risposto abbastanza, diciamo, bene, perché abbiamo partecipato con un'intera classe. In particolare la quarta E del nostro istituto ha svolto uno stage di 120 ore presso quest'ente, svolgendo le attività tipiche di un corso turistico, cioè praticamente hanno fatto accoglienza, hanno fatto ricevimento, si sono preoccupati anche di studiare qual è l'iter di un congresso. Quindi chiaramente ancora una volta si vede come l'alternanza scuola-lavoro è un punto di forza di questo istituto. Bene, Francesco, Fabrizio Frascogna, Camilla Visciano, Roberta Migliaccio hanno vissuto questa esperienza alla Mostra d'Oltremare, vero? Sì, infatti noi alunni della quarta E in pratica abbiamo assistito a uno stage formativo presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, dove ci ha seguito un tutor professionista che in pratica ci ha insegnato come organizzare un evento, dalle liste contrattuali fino all'allestimento di una sala. Abbiamo partecipato alle varie fiere tenutesi alla mostra proprio in quel periodo, dove siamo stati affrancati da veri e propri professionisti che ci hanno mostrato i trucchi del mestiere. E lo stage ci ha insegnato a una nuova figura professionale, che è quella dell'operatore dell'impresa turistica, e inoltre noi della nostra classe abbiamo deciso che il nostro prossimo progetto è che il nostro istituto diventi una grande agenzia di viaggi. Professore Gennaro Intignano, con noi anche la professoressa Anna Maria Casaburo. Ecco, continuiamo questa esperienza della scuola, questo approccio al mondo della scuola e il lavoro, però qui parliamo di un progetto ancora da sviluppare, vero? Sì, noi faremo un percorso di alternanza scuola-lavoro presso la società Terme di Agnano. È una società che ha diversi poli produttivi, tra il ricettivo, il polo sanitario e il centro benessere. Noi come scuola favoriamo sempre questo tipo di approccio, perché le cosiddette competenze trasversali, che poi contano moltissimo, purtroppo o fortunatamente si realizzano esclusivamente facendo un'attività aziendale. Roberta Romano, Davide Schiattarella. Analizzeremo degli aspetti molto fondamentali sia dal punto di vista societario ma anche dell'organizzazione aziendale. Ci occuperemo degli aspetti contabili, gestionali e organizzativi dell'impresa tutor, e dei piani di sviluppo ma anche dei business plan, il tutto relativo alla specificità dell'azienda tutor. Inoltre avremo l'opportunità di lavorare in simulazione d'impresa, e quindi toccheremo con mano come si stipula un contratto d'affitto d'azienda, studieremo un atto costitutivo e avremo l'opportunità di analizzare vari momenti iniziali delle attività di impresa dell'azienda. In azienda invece svilupperemo un'attività di tirocinio e di ricostruzione dell'esperienza di lavoro. Questa esperienza di lavoro sarà riguardata dai nostri tutor aziendali, che ci inseriranno a fianco dei dipendenti nell'attività organizzativa e amministrativa della società. Sono qui con i nostri amici del NIT, il momento del personaggio. Già avete capito che parliamo di musica, qui sono tutti pronti, perché questa è una band che si forma stesso nella scuola, la NIT Band, e che succede che praticamente quando i ragazzi poi si diplomano, i ragazzi delle scuole precedenti, cioè del primo, del secondo e del terzo anno, subentrano a i vecchietti qua che sono qui vicino a me. Anzi, ve li voglio già presentare ad uno a uno. Alle percussioni? Alfonso De Masi, quarta C. Guardaci, quindi ha un altro anno di tempo. Tu invece la chitarra classica? Alfonso Tesone, quinta. Un altro Alfonso. Tastiera? Vincenzo Fusco, quarta CS. Chitarra? Pietro Oliviero, terza B. Poi abbiamo un'altra chitarra elettrica? Emanuele Viano, quarta D. E poi le due voci che sono? Dario Stanzione, quinta S. E? Marica Melito, quinta C. Quindi quest'anno purtroppo
finiremo con i cantanti, ma ci saranno sicuramente persone valide che vi sostituiranno. Un brano è un brano molto molto bello, storico della musica italiana, Tu sei una cosa grande, però nella versione di Domenico Modugno. E sull'applauso dei nostri amici che qui, ecco, non vedono l'ora che comincino, Tu sei una cosa grande. Cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che si torna a me, ma innamora così, guarda a te. Vorrei sapere come sarà te, perché quando io ti guardo così, sicuro tu ti sei morì, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo indirizzo di questo istituto è amministrazione, finanza e marketing, in particolar modo il corso l'articolazione SIA, sistema informativo aziendale. Buongiorno professore Fornataro, docente di informatico. Insomma, un fiore all'occhiello di questo istituto scolastico. Quest'anno si diploma la prima classe, quindi veramente un bel traguardo raggiunto. Un obiettivo che speriamo di raggiungere, in realtà più che altro è un impegno abbastanza complesso quello che abbiamo chiesto ai ragazzi. L'obiettivo è quello di certificare dei ragazzi che associno alle competenze, diciamo, del tecnico economico anche delle approfondite competenze informatiche in grado di porli meglio sul mercato del lavoro. Questo andando a integrare, diciamo, la preparazione ordinaria con un maggiore approfondimento sull'informatica, acquisendo una certificazione informatica riconosciuta a livello europeo attraverso il CEPIS. E ovviamente bisogna anche dire, utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione di questo istituto, siete in uno dei laboratori appena realizzati. Questo istituto è collegato alla rete ad alta velocità, alla fibra ottica ad alta velocità dell'Università degli Studi, il consorzio GAR. Questo ci permette di navigare a velocità molto elevate e ci dà un grosso contributo, come vedrete poi con l'utilizzo che ne faranno i ragazzi,
per l'utilizzo anche delle piattaforme informatiche messe a disposizione da AICA, che ci sostiene in questo percorso, per preparare i ragazzi anche alla certificazione e al percorso. Insomma, una sfida avvincente che però si completa con un bellissimo percorso ragioniere digitale. Ne parliamo con la professoressa di economia aziendale Paola Mastromattè. Insomma, io ricordo nei miei studi esisteva il diploma di ragioneria, adesso è diventato addirittura digitale. Sì, è una forma evoluta di diploma di ragioniere. Voglio precisare comunque che questo percorso prevede delle ore integrative svolte prevalentemente in orario curricolare e soltanto in parte in orario extracurricolare, col supporto di partner, in sinergia con partner di importanti nel campo della formazione specialistica, tra questi l'AICA, che è l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, che sta rivestendo un ruolo molto importante anche di supporto istituzionale per il successo di questa iniziativa. Professoressa, vediamo proprio al lavoro i ragazzi, abbiamo qui una rappresentanza, Antonio Esposito della quarta C, e io devo fargli gli auguri perché oggi compie 18 anni, quindi ragazzi, un bel applauso! Professoressa, con Antonio parliamo di che cosa? Allora, Antonio, prima di tutto vorrei anche fare un'ulteriore precisazione, che Antonio, come gli altri, saranno ragionieri digitali. Ragionieri digitali oggi significa avere una certificazione, un diploma certificato con un marchio formativo registrato alla Camera di Commercio, perché l'Istituto Nitti è il primo istituto, credo in ambito nazionale, che ha registrato alla Camera di Commercio un marchio formativo. Antonio, descrivici tu, è un bilancio, mi sembra di capire? Sì, sto lavorando su un bilancio che sto riportando su un foglio elettronico. Questo lavoro può essere anche effettuato tramite un software applicativo. Questo ci fa capire quanto l'informatica sia divenuta indispensabile, non niente. Invece con Alessia Cuomo della quinta C, che a breve sarà una delle prime diplomande, no? Fra qualche mese, Alessia, l'importanza proprio dei dati informatici in questo percorso, insomma, sono veramente di estrema necessità. Sì, le ore di informatica ci aiutano a capire come si sviluppa e funziona un sistema informatico dell'azienda, ovvero tutto quello che la tecnologia mette a disposizione delle aziende o delle realtà lavorative per gestire in modo automatico i dati, per elaborarli, archiviarli. È il momento del giornale in classe, lo facciamo proprio in una redazione, professoressa Giulia Gouverneur, devo dire veramente molto organizzata. Parliamo del vostro annuale che si chiama Nosotros, che è alla sesta edizione. Decima, ecco, allora ancora di più, quindi tanti temi trattati dal sociale, alle attività, alle professioni, al turismo, veramente un gran bel lavoro. Sì, questo è un lavoro che nasce in aula 10 anni fa, con un lavoro collaborativo tra ragazzi e docente, e con 3 obiettivi fondamentali. Il primo era imparare a stare insieme, collaborare e scambiare delle informazioni in modo equilibrato. Il secondo è proprio far vivere i ragazzi dall'idea, e quindi una risorsa immateriale come le idee, a una risorsa materiale come quella di un prodotto, in questo caso il giornalino. La terza è, ovviamente, trattandosi di grafica e di lavoro su Mac, sui computer, l'accesso alle conoscenze e alle nuove tecnologie, e quindi tutti i programmi di grafica come Photoshop, Illustrator, InDesign. Loro arrivano senza conoscere nulla di tutto ciò e poi vedono questo miracolo finale che è il giornale Nosotros. E adesso conosceremo queste belle risorse, parleremo dei redattori, arriveremo al fotoreporter, e coloro si occupano del coordinamento di questa redazione e della produzione anche di questa edizione. Sì, è molto bello, professoressa, perché è importante quando la notizia diventa realtà, e quando diventa realtà significa che la gente l'ha assorbita, l'ha recepita. Allora, Giorgia Russo. Beh, per me come per i miei compagni la possibilità di partecipare alla realizzazione del giornalino è stata un'esperienza sia nuova ma anche entusiasmante. Inoltre ci siamo dovuti confrontare con una sfida al termine del quale ci saremmo trovati con un bagaglio di conoscenze sia grafiche che giornalistiche. Certo. Marco Milo. Allora, nel giornalino si parlerà
anche che dello stage Borci 5 di pratica aziendale, ossia che l'alternanza scuola-lavoro, in cui lo scopo dello studente è quello di andare nell'azienda, lavorare come se fosse un vero lavoratore, ma soprattutto la cosa più importante è applicare le teorie scolastiche in campo pratico. Sì, è Chiara Ciotola. Con il giornalino abbiamo avuto la possibilità di scrivere e pubblicare vari articoli e quest'anno ne pubblicheremo uno riguardante lo stage che la scuola ci ha dato l'opportunità di seguire presso l'associazione Visioner. In questo stage il nostro compito è stato quello comunque di svolgere praticamente delle attività di giornalismo e infatti abbiamo imparato ad utilizzare una videocamera, fare montaggi, riprese ed anche interviste. Ed è quindi grazie al giornalino che potremmo raccontare in prima persona la nostra prima esperienza nel mondo del lavoro. E si racconta molto anche attraverso le foto, vero Simona Romano? Allora, io ho la passione per la fotografia, grazie alla scuola ho avuto la possibilità di esprimermi all'interno del giornalino della scuola. Io mi occupo del servizio fotografico non solo in ambito personale ma anche nell'ambito scolastico. Io Bollino, insomma, siamo nella parte produzione e coordinamento, c'è molto lavoro dietro queste risorse, per coordinarle non è facile, quando poi si inizia un percorso del genere si rende conto delle responsabilità, dell'impegno che necessariamente bisogna approfondire, no? Sì, certo, io sono il coordinatore del attività giornalistica e indirizzo i miei compagni all'intera produzione del giornalino e accompagno la mia professoressa nell'intero percorso di tutta la produzione appunto di questo giornale. Antonio Spatuzzi. L'esperienza del giornalino è un'opportunità di crescita per tutto il gruppo, ha dato la possibilità di entrare direttamente in un ambito lavorativo. Ci tengo a precisare che nessuno di coloro che ha partecipato alla realizzazione di tale giornale aveva conoscenze di tipo grafico oppure di struttura giornalistica e quindi noi insieme alle professoresse e alla professoressa abbiamo imparato contemporaneamente alla realizzazione come utilizzare questi fattori per poi concretizzare il giornalino. Dopo 3 anni credo che possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti e ci tengo a ringraziare la professoressa per le conoscenze che ci ha trasmesso e sicuramente noi ha arricchito il nostro bagaglio e ovviamente lo utilizzeremo per ricercare un lavoro in futuro. Progetto Chair Reaction. Sono qui con la professoressa Marina Minestrini e Domenico Colamonici, che sono i referenti, professoressa di matematica e fisica e professore di scienze, che sono i referenti proprio di questo progetto. Molto particolare ed interessante, vero professoressa? Assolutamente sì, è un progetto molto interessante, però io passerei direttamente la parola agli alunni, ad Aldo Migliacci ed Alessia Andini, che vi spiegheranno nei dettagli di che cosa si tratta. E andiamo dai ragazzi allora, professoressa. Alessia, eccoci qui. Allora, presentaci questo progetto. Chain Reaction è un progetto di scienze finanziato dall'Unione Europea rivolto agli alunni del biennio del liceo scientifico Scienze Applicate. I paesi partecipanti sono 12, tra cui Francia, Germania, Giordania, Georgia, Francia, Inghilterra e Grecia. Per l'Italia è rappresentata dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Napoli, Federico II. Aldo, quindi cosa accade in questo progetto? Lo scopo di tale progetto è quello di diffondere nelle scuole una ricerca basata sulle scienze applicate, anche cosiddetta IBSA, Inquiry-Based Science Education. Ogni scuola, ogni nazione sceglie 5 scuole. Noi siamo una di queste 5 scuole, dove partecipano le classi del primo e secondo biennio delle scienze applicate. Insieme ai docenti, gli alunni sono coinvolti in una serie di incontri in cui hanno l'occasione di cimentarsi in una serie di progetti di ricerca scientifica. Ed ora con Danilo Amalfitano, Valentina Petrignè e Francesco Lazzo della seconda CS, entriamo proprio nel vivo di questo progetto. Ed eccoli qua i nostri cari amici della seconda che hanno già effettuato il primo incontro qui con i responsabili della Federico II di Napoli. Vero Danilo? Sì. Allora, nell'ambito del progetto ci sono stati somministrati dei fascicoli che servono come guida didattica appunto per base del progetto IBSE, che appunto consiste nella sperimentazione del fenomeno.
Durante il progetto ci hanno dato tre metodi di risoluzione differenti, ci hanno proposto tre metodi di risoluzione differenti, che sono l'ipotesi di ricerca, la previsione e la domanda di ricerca. Alla fine di questo progetto si andrà appunto all'Università Federico II per una conferenza nazionale in cui tutti i vari partecipanti potranno avere possibilità di esporre il proprio progetto e discutere di esso. Alla fine di questa conferenza verrà scelto il progetto migliore, che rappresenterà a maggio in Germania appunto il nostro paese per far valere il progetto italiano. Il progetto CR Action comprende una conferenza nazionale in cui tutti i vari partecipanti potranno partecipare appunto per esporre il proprio progetto e discutere di esso. Alla fine verrà scelto un solo progetto e quindi solo una delle scuole potrà partecipare alla conferenza internazionale che si terrà in Germania per rappresentare l'Italia. Bene, direi una grande cosa. Io andrei dalla professoressa per concludere questo nostro spazio. Allora, professoressa Marina Minestrini, che, per le conclusioni del caso. Come avete sentito, è un progetto molto ambizioso. Come vi ha spiegato Danilo, abbiamo già fatto il primo incontro, che è stato piuttosto faticoso dal punto di vista organizzativo, ma visto il risultato con i ragazzi, cioè l'interesse da loro mostrato e la disponibilità, penso proprio che abbiamo fatto bene. Direi proprio di sì. In bocca al lupo per il proseguimento di questo progetto, in bocca al lupo ai ragazzi, a lei professoressa Minestrini, grazie anche al professore Colamonici. Ed eccoci giunti alla rubrica di You Filmmaker, Festival Internazionale del Corto Giovanile. Ricordiamolo, saremo alla Mostra d'Oltremare dal 22 al 25 marzo. Però prima di introdurre la foto che l'Istituto ha preparato e elaborato, con la professoressa Carmen De Chiara, docente di italiano, parliamo proprio di un importante progetto sull'integrazione culturale, un progetto sostenuto dal Fondo Europeo per l'Integrazione, professoressa. Esatto, il progetto si chiama Inclusivamente, e proprio perché in realtà è un progetto, un percorso emozionale e motivazionale a sostegno dei giovani immigrati che chiaramente nel momento in cui arrivano in Italia poi sono demotivati, molto spesso decontestualizzati, e quindi è un progetto che non solo li sostiene da un punto di vista diciamo didattico, quindi con corsi di lingue, ma soprattutto da un punto di vista emozionale e motivazionale attraverso dei laboratori in cui loro si incontrano e mettono in atto le loro capacità. E ne abbiamo proprio testimonianza diretta con la nostra giovanissima Alina. Alina, tu hai partecipato a questo progetto, com'è stata la tua esperienza? Allora, praticamente il progetto si teneva con degli esperti, con degli incontri individuali con degli esperti che comunque ci aiutavano nelle esperienze scolastiche e di vita per affrontare insieme dei problemi. Poi comunque ci siamo incontrati con con altri ragazzi immigrati per parlare delle nostre esperienze e anche con altri ragazzi che comunque sono cittadini italiani, per raccontare delle nostre tradizioni attraverso dei laboratori. Questo ci aiuta comunque a proseguire il nostro stile di vita e a integrarci perfettamente nella società. Brava Lina, parli poi un italiano perfetto. Intanto io raggiungo la professoressa Alessia D'Angelo, funzione strumentale dell'area alunni, con Joyce. Professoressa, entriamo nel vivo degli U-Filmmaker. I ragazzi dell'istituto hanno prodotto questa bella foto. Insomma, è stato un lavoro elaborato, pensato, e devo dire, insomma, il risultato c'è. È stato un lavoro, diciamo, proprio che segue questo filone a cui noi teniamo moltissimo, che è quello dell'integrazione, e che è molto sentito nel nostro istituto, per cui i ragazzi sono stati subito motivati, si sono dati da fare, hanno scattato alcune fotografie, e fra queste è stata scelta questa, e adesso c'è Joyce che ci illustra un po' la motivazione. Joyce, insomma, vedo delle mani, vedo un intreccio, descrivici un po' questa foto. Prima di tutto è stata scattata da noi studenti come
spot per l'integrazione. Le mani rappresentano proprio un simbolo di differenza che devono essere rispettate, perché l'unione tra queste mani ci rende più ricchi e più forti. Non è Napoleone, nemmeno il suo cappello. Il problema dei ragazzi oggi è sempre quello: dare un senso alla vita, un posto per studiare. Ma chi non ce la fa, che cosa deve fare? Tenere il cuore fermo e stare ancora in piedi. C'è sempre un sole caldo, anche se non ci credi. Ehi, Fusi, come... Napoleone. Napoleone, no, bravo, lo vedi? A volte basta avere fiducia in se stessi e poi le cose riescono. Bravo. Io no, lo dico sempre, noi di mentoring aiutiamo i ragazzi a crescere. Tu però hai esagerato. Dici meglio la strada, la scuola non dà niente. Con un fratello grande però è differente. Uno che ti aspetta, che sogna insieme a te, che dice dopo il buio una speranza c'è. Perché in due è più facile incontrare Napoleone. Perché ogni ragazzo ha diritto a una canzone. Allora, sono anni che gli alunni di questa scuola lottano per ottenere nuove aule e nuovi spazi indispensabili per le iniziative che questa scuola promuove. Un saluto da tutto l'istituto al nostro neo presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che speriamo possa riequilibrare la situazione politica italiana, ma soprattutto dare una speranza ai giovani, così come a tutto il nostro paese. Vorrei fare un saluto speciale alle mie donne. Bye. Arrivederci. Hasta luego. Arewa. Goodbye. Zai Shen. Ho spaccato con sto status. Vita. Che amo. Cuore. Che amo. Battito. Che amo. Ti devo fare un altro. E andiamocene allora. Noi siamo acculturati. Un saluto live dai rappresentanti di istituto del NITTI. Un bacione. Live. Ragazzi, amate la vita e amate lo studio. Sì. Evviva! Bene, e siamo proprio alle battute finali della scuola racconta qui a Francesco Saverio Nitti, dirigente capolattano. Noi la ringraziamo veramente tanto per averci ospitati, per averci fatto conoscere veramente questo mondo dinamico, fatto veramente di ragazzi che hanno voglia di crescere. La scuola sta facendo tanto tanto per loro. Grazie a voi per l'onore che ci avete concesso, e con l'auspicio di rincontrarci, ma soprattutto l'auspicio che questo territorio possa finalmente diventare quello per cui è vocato, un grande territorio per il turismo. E noi lo sosteniamo con tanta forza. Monia. Sì, il momento della firma della maglietta, dirigente. Grazie Ivan. Dietro. Qua. Grazie dirigente. Allora Mirko, a te com'è andata oggi? Insomma, tu hai sempre la rubrica del personaggio. Sono un po', come dire, invidioso, perché qualche volta la vorrei curare pure io. Ma ti dirò, se voglio ti inviterò a fare il personaggio al mio posto, se voglio, decido io la mia rubrica. Però devo dire che sono ragazzi sempre dinamici, sempre in gamba, veramente. Ecco, l'applauso mio e nostro va a loro, veramente. E niente, io mi sento sempre un eterno studente, lo dicevo alla professoressa prima, che posso fare? Sono fatto così. Un applauso per l'eterno studente e un applauso ai dirigenti, che sono veramente una grande energia per questa scuola, il personale docente e non docente. Vi rimandiamo alla prossima puntata, però un grazie a Lucia Genattasio, a Tonino De Maio, Giuseppe Cuomo, insomma a tanti che hanno collaborato. Grazie, 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 alla prossima puntata. Ciao! Una grande realtà scolastica, pensate circa 100, o non 150, 850. Okay. Limonia! Ma ce la faremo, non vi preoccupate! E Mirko, mannaggia oggi!
si tratta di approcciare al mondo della scuola, al mondo del lavoro, non della scuola. È stata un'esperienza molto importante in quanto c'è stata una... Non ti preoccupare. Professore Gennaro Intignano, con noi anche... No, rifacciamolo. Professore Gennaro Intignano, con noi anche la professoressa Anna Mia Cas- Anna Maria... Rifacciamo. Allora, questo percorso consiste in una... No, aspettate. Ok. Ad Alessia Andini, Aldo... Sì, sì. Noi siamo una di queste cinque, che partecipa... L'aiuto dei professori. Una di queste... Non ce la faccio. Allora, sono anni che gli alunni di questa scuola lottano per ottenere nuovi spazi e nuove aule disponibili per l'ottenimento... No, ricominciamo. No, Un importante indirizzo di questo istituto è l'amministrazione finanzia e... E acquisendo una certificazione parallela attraverso una, diciamo un